Io credo veramente che la storia di questa pseudo maggioranza sia finita. Ho lavorato e lavoro per una città migliore, perché Nardò vale passione, impegno, dedizione. E il mio impegno continua e cresce costantemente, proprio come la fiducia che i cittadini e il mio gruppo di Nuovo Corso ripongono in me. Con un grande gruppo intorno, questo si può. Con una grande città intorno, questo si deve. Perché Nardò vale sempre. Un intervento applaudito, quello di Gasparri al chiostro di Carmelitani a Nardò, presente una folta delegazione del partito. La candidatura di Antonella Bruno, è stato detto, è l'unica candidatura omogenea. Una folta delegazione del PDL è intervenuta a Nardò a sostegno di Antonella Bruno, candidato sindaco del centrodestra. Ospite d'onore Maurizio Gasparri, capogruppo PDL in Senato, che ha sottolineato in un chiostro dei Carmelitani affollato di simpatizzanti entusiasti quanto sia importante l'appuntamento elettorale nella seconda città del Salento. Un segnale politico forte la presenza di Gasparri a Nardò, non solo per la politica locale ma anche a livello regionale e nazionale. Forse la volontà di dare un segnale di vicinanza da parte del partito alle vicende del Meridione. Non sono mancate frecciatine alla gestione della regione da parte del governatore Nichi Vendola. Siamo noi, ha sottolineato Gasparri, a dover dare lezioni di moralità a loro. Siamo noi, il vero partito del Sud. Un intervento deciso, quello di Gasparri, perfettamente in linea con quanto affermato anche dagli altri esponenti del partito, che hanno osservato come quella della Bruno sia l'unica candidatura coerente, come affermato dalle europarlamentare Raffaele Baldassarre, che non ha esitato a parlare di trasformismo politico con riferimento agli ultimi 15 anni di vita amministrativa a Nardò. La dottoressa Bruno guida qui a Nardò l'unica coalizione politicamente omogenea e che ha anche una valenza politica. Perché questa scelta abbiamo voluto fare? Perché è la seconda città della provincia di Lecce. Allora questa città non può essere trattata come l'ultima frazione dove personaggi che si dicono di centro o di centrodestra finiscono con l'estrema sinistra e con ammucchiate di vario tipo semplicemente per raggiungere il palazzo e poi sgovernare come hanno sgovernato fino a oggi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il coordinatore, il vice coordinatore provinciale PDL Cosimo Gallo e Saverio Congedo. Ma la presenza qui del nostro capogruppo al Senato, senatore Gasparri, un personaggio di primo piano, sta a significare l'attenzione che il partito pone a questa città, una città di 30.000 abitanti, un centro grosso, subito dopo Lecce credo che abbia una tradizione di prestigio. Il centrodestra complessivamente ha puntato su una figura espressione della società civile, su Antonella Bruno, che già in questo primo scorcio di campagna elettorale sta dimostrando le sue qualità politiche.